Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo. Oggi, 3 gennaio, la Chiesa celebra una memoria liturgica molto molto bella del Santissimo Nome di Gesù. Il Nome Santissimo di Gesù fu oggetto di ampia predicazione a sede vuota da parte di un grande frate francescano, che tra l'altro ha predicato anche in questa chiesa, che è San Bernardino da Siena. E come abbiamo ascoltato la devozione al nome proprio di Gesù, abbiamo sentito nel Vangelo l'Arcangelo dire anche a San Giuseppe: attenzione, perché era il padre che poneva il nome ai bambini. E il bambino deve essere chiamato Gesù, così come era stato chiamato dall'Arcangelo Gabriele quando annunciò la nascita del Signore alla Madonna. Il nome per gli ebrei era una cosa importantissima, lo è in parte anche per noi, perché il nome indica l'identità profonda della persona e la sua missione. Gesù in ebraico, si dice Yeshua, significa letteralmente Yahweh salva. Quindi capite che il nome, cioè chi è Gesù? Gesù è figlio di Dio, non è un uomo qualunque, quindi è Yahweh. E cosa è venuto a fare sulla terra? A salvare tutti noi dai nostri peccati. Quindi il nome già indica la totalità di ciò che egli è. Ma poi sapete un'altra cosa anche, no? Io racconto sempre questo episodio. Chiamare qualcuno per il nome proprio è simbolo di un rapporto bello, confidenziale. Io racconto sempre, che brutto, non so se è successo anche a voi, nella città di Latina dove io vengo, fino alla quinta elementare ci chiamavamo tutti quanti per nome: Francesco, Roberto, Leonardo, Adriana, eppure il maestro ci chiamava per nome. Leonardo, ai tempi miei c'era ancora il maestro unico, c'è tutto questo marasma che c'è sta oggi. Alle scuole medie, fine del nome: Pompei, De Carlo, D'Urso, ci si chiama per cognome, e il maestro ti chiamano per cognome. Pompei vieni, Pompei qua. E io mi dico, ma che brutta sta cosa qua. Cioè, per chiamarsi per cognome implica già una certa distanza, non brutto. Invece chiamare il nome indica una certa confidenzialità. Allora, questa liturgia ci ricorda anche nella prima lettura: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, le parole di San Paolo, no? Perché questo è il nome che è esaltato al di sopra di ogni altro nome. Allora, San Bernardino predicava sempre, diceva a tutte le persone: invocate il nome di Gesù in qualunque circostanza, invocatelo con amore, perché solo l'invocazione del nome di Gesù è già una forma altissima di preghiera. Cioè, voi sapete che i nomi di Dio e della Madonna, questo ricordiamo sempre, non vanno nominati in vano. Vuol dire proprio una cosa: quando uno dice, ha visto che è successo, risponde Madonna, questo non si dice, è un peccato veniale, non è una bestemmia, ma un peccato veniale, perché uno sta nominando la Madonna. Oppure quando uno dice, oh Gesù mio, guarda che è successo, non è un bel modo di nominarlo. Sono tutti peccati veniali, non sono peccati mortali, ma sono peccati veniali. Però se io invoco i nomi di Gesù e anche di Maria, c'è una festa anche del Santo Nome di Maria che è il 12 settembre, con l'intenzione di chiamarli vicino, semplicemente di chiamarli vicino a me o di invocare loro aiuto, per esempio dico, Gesù mio aiuta in questa situazione, Gesù mio fammi un attimo capire cosa sarebbe bene fare, oppure Gesù mio fammi sta zitto che se noi devo rispondere a questo. Ecco, queste forme di invocazione sono delle forme altissime. Sappiamo dagli esorcisti, da quelli che combattono contro i diavoli, l'hanno scritto tantissime volte nelle pubblicazioni che hanno fatto, che i diavoli, in nome di Gesù, proprio Gesù e Maria, non lo dicono mai, se non rarissimissime volte quando sono costretti dall'autorità di Dio. Non lo nominano. E per loro soltanto sentire nominare Gesù e Maria è peggio del fumo agli occhi. Scappano soltanto se sentono nominare quei nomi. A prescindere dal fatto che poi Gesù e la Madonna esercitano contro i diavoli, esercitano contro i diavoli con te. Quindi è cosa veramente preziosissima e cosa importantissima imparare, familiarizzarci con questa forma assai bella, ecco, di comunione intima con il nostro Signore Gesù Cristo e con Maria Santissima, sua madre. Invocare i nomi di Gesù e di Maria. Sapete che c'è una intenzione, ecco, che i santi formulavano al Signore quando erano in vita: ci ti prego, nel momento della morte fammi morire con i vostri nomi sulle labbra, le ultime due parole che dico possono essere Gesù e Maria.
c'è una preghiera, e concludiamo, non ci abbiamo mai pensato, ma sapete che una delle preghiere più potenti, più efficaci, la più semplice di tutte, è l'Ave Maria. Lo sapete perché? Perché l'Ave Maria contiene due volte il nome della Madonna e per una volta il nome di Gesù, nominati, no? Diciamo, Ave Maria, piena di grazia, Signore, è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del tuo seno, e Gesù, chiamato per nome, non Cristo, pure il Signore, un pochino più, per carità si chiamano così Gesù, ma Gesù, proprio il nome suo. E poi ancora Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Il motivo per cui l'Ave Maria è così potente è perché c'è queste invocazioni dei nomi propri di Gesù e della Madonna. Bene, chiediamo al Signore che ci aiuti ad entrare in questa familiarità intima con Lui e anche con la sua benedetta madre, perché possiamo essere sempre custoditi dai nostri nemici, dai nemici della nostra salvezza, aiutati in tutte le situazioni e crescere sempre di più il nostro rapporto intimo e personale con Gesù e Maria, che tanto ci amano e tanto hanno piacere che noi ci intratteniamo con loro devotamente e fidelmente, come amici che accolgono il loro amore e li cambiano come possono, certamente con la nostra piccolezza, ma anche con tutto il cuore, l'amore che è loro. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.